associazioni che uniscono le forze per creare veramente qualcosa di bello, un concorso nazionale basato sulla parola. Sì, è stata un'idea che è nata da questa esperienza e questo progetto del prossimo anno sui 400 anni di questo evento. E la parola ci è sembrata la cosa migliore da proporre, visto che questo muto ha riconquistato la sua parola, noi abbiamo provato ad allargarla e a dargli un significato a tutto tondo, quindi facendo parlare la parola nelle scuole, la parola sugli scrittori, la comunicazione, come nasce la parola e soprattutto come viene usata. Un concorso letterario nazionale aperto a tutti e un altro concorso all'interno del concorso. Sì, abbiamo un concorso nazionale aperto a tutti che è un po' la coda di quello che era stato il concorso nazionale che avevamo già fatto 2 anni fa per la lettera 22 dell'Olivetti. Quest'anno l'abbiamo riproposto così nazionale, aperto a tutti, in lingua italiana, e all'interno abbiamo fatto una nicchia, chiamiamola così, per le scuole, perché noi crediamo moltissimo nei giovani che devono recuperare la loro capacità di linguaggio. E poi ancora una serie di conferenze che andranno avanti fino alla premiazione del concorso. Sì, sono 9 conferenze che andranno avanti fino a maggio del prossimo anno, prima della chiusura ufficiale e della presentazione ufficiale del concorso. 9 conferenze che affrontano i vari temi sulla parola.